Signor Raggio Cristo, buongiorno. Oggi è venerdì 17 giugno. Ascolta, Signore, la mia voce, a te io grido, sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Joseba, figlia del re Joram e sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, sottraendoli ai figli del re destinati alla morte. E lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il settimo anno Joiada mandò a chiamare i comandanti delle centinaia dei carri e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Joiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smontavano il sabato, e andarono dal sacerdote Joiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuna con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro, lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Joiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: Viva il re! Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: Congiura, congiura. Il sacerdote Joiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: Conducetela fuori in mezzo alle file, e chiunque la segue venga ucciso di spada. Il sacerdote infatti aveva detto: Non sia uccisa nel tempio del Signore. Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Joiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Joiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore è fedele al suo patto. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro,
anche i loro figli per sempre siederanno sul suo trono. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo farà il luogo, sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Alleluia, alleluia. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori nel cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.